Ciao ragazze! Oggi vi mostrerò come creare questo bellissimo punto treccia con Ajour per i vostri maglioni, cardigan e top. Iniziamo subito! Lo potete lavorare in circolare seguendo lo schema, ma io oggi vi faccio vedere come lavorarlo ai ferri alternati perché bisogna fare degli incroci anche sul rovescio. Vi lascio qui lo schema e come potete vedere il nostro punto è composto da 12 maglie, di cui 7 maglie per la treccia, che sono le maglie dritte, e 5 maglie per il punto Ajour, che lavoreremo con le maglie rovesce. Intanto iniziamo ad avviare le maglie per il nostro campione con il long tail. Qua io avvio delle maglie necessarie per il mio campione, che saranno 33, perché io voglio che il mio campione inizia dalla treccia e finisce con un'altra treccia. Quindi in totale avrò bisogno di 31 maglie in più 2 vivagni. Vi suggerisco di usare il marcapunto per separare le trecce dai punti Ajour per non perdersi. I primi due ferri li lavorerò senza punto Ajour né trecce, quindi lavorerò semplicemente 7 maglie dritte, 5 maglie rovesce e così via, solo per i primi due ferri. A partire dal terzo ferro comincerò già il mio punto. Ho lavorato i miei due ferri, adesso posso cominciare a fare il punto treccia. Per la treccia potete usare anche un ferro speciale per le trecce, un ferro ausiliare, ma in questo video vi farò vedere come lavorare le trecce senza il ferro ausiliare. Quindi la prima maglia è il vivagno che non lavoriamo, inseriamo il ferro all'interno delle prime 4 maglie e le togliamo senza lavorarle. Dopodiché dobbiamo lavorare una maglia a dritto e far tornare le prime 4 maglie sul ferro sinistro e allo stesso tempo sfilare il ferro dalla maglia già lavorata, inserendo il ferro sempre all'interno di questa maglia lavorata. Facciamo l'incrocio e lavoriamo a dritto le nostre 4 maglie e dopodiché le ultime 2. Adesso dobbiamo fare il punto Ajour. Lavoriamo a rovescio la prima maglia, poi facciamo un gettato. Lavoriamo 2 maglie insieme a rovescio, facciamo un gettato e le ultime 2 maglie insieme a rovescio. E di nuovo facciamo il punto treccia. Inseriamo il ferro nelle prime 4 maglie e le togliamo del ferro senza lavorare. Lavoriamo a dritto la quinta maglia e facciamo l'incrocio. Inseriamo il ferro sinistro all'interno di queste 4 maglie non lavorate e, facendo molta attenzione, facciamo uscire il ferro dalla maglia lavorata e facciamo l'incrocio. Dopodiché lavoriamo a dritto queste 4 maglie e anche le ultime 2. Ripetiamo la stessa operazione fino alla fine del ferro.
Ora ci troviamo nel nostro ferro rovescio, quindi togliamo il vivagno e ora dobbiamo fare in modo che le quattro maglie si trovano dietro al ferro. Quindi lavoriamo una maglia a rovescio, dopodiché togliamo 5 maglie, le mettiamo sul ferro destro e inserendo il ferro sinistro nella primissima maglia che abbiamo tolta non lavorata, facendo molta attenzione facciamo uscire il ferro dalle 4 maglie, poi le rimettiamo indietro sul ferro destro e incrociamo. Così abbiamo una maglia davanti e 4 maglie dietro al ferro. Le rimettiamo a posto sul ferro sinistro e poi queste maglie possiamo lavorarle a rovescio. In questo ferro il punto lajour si lavora con tutte le maglie dritte. Qui di nuovo dobbiamo lavorare la nostra treccia, quindi lavoriamo a rovescio una maglia, togliamo 5 maglie senza lavorarle sul ferro destro, poi inseriamo il ferro sinistro nella primissima maglia che non abbiamo lavorata e usciamo dalle 4 maglie e le rimettiamo sul ferro destro e incrociamole. Poi le rimettiamo sul ferro sinistro di nuovo e le lavoriamo a rovescio. Ripetiamo la stessa operazione fino alla fine del ferro. Nel terzo ferro il punto treccia non si lavora, quindi saranno 7 maglie dritte. Il punto lajour in questo ferro si fa un po' diversamente. Si lavorano prima insieme 2 maglie a rovescio, poi si fa un gettato, ancora 2 maglie a rovescio, un gettato e una maglia rovescia. La treccia non c'è, quindi facciamo 7 maglie dritte e così via.
Ora siamo nel quarto e l'ultimo ferro della treccia, quindi togliamo la maglia del vivagno, togliamo senza lavorare 5 maglie sul ferro destro e di nuovo facciamo l'incrocio tenendo la primissima maglia che abbiamo tolto senza lavorare davanti al ferro. Le altre 4 maglie le togliamo e poi le rimettiamo sul ferro sinistro. Dopodiché, come prima, lavoriamo le nostre 5 maglie incrociate a rovescio. E le ultime 2 maglie della treccia. Il punto ajour nel ferri rovesci non si lavora mai, quindi sono tutte maglie dritte. Adesso voglio lavorare qualche ferro in altezza, chiuderò le maglie, laverò il mio campione e poi tornerò da voi e farò vedere il risultato finale. Ho lavato il mio campione e questo è il risultato che ho ottenuto. Come potete vedere, l'ajour si vede molto bene, così il campione si presenta sul rovescio. E come potete vedere la treccia rimane abbastanza piatta, quindi noi vediamo il rilievo se guardiamo davanti, ma il punto non è molto bombato, quindi possiamo usarlo anche sui filati particolarmente spessi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Noi con Batmino vi mandiamo un grande abbraccio, un grande bacio, a presto, ciao ciao!